abbiamo cercato un rapporto di collaborazione costante e fattivo con tutte le istituzioni e in particolare con il governo, e devo dire abbiamo trovato subito un riscontro leale e costruttivo, perché quando si parla di rifiuti, di ambiente, ovviamente interesse di tutti cercare di trovare la soluzione migliore, e quindi la conflittualità, i contrasti non fanno bene a nessuno, e devo dire non ci sono mai stati. Quindi questo è lo spirito giusto per lavorare oggi come per lavorare domani, per risolvere non solo il tema dei rifiuti ma tutte le questioni ambientali che sono e stanno nel cuore di tutti i cittadini, in particolare dei cittadini napoletani. Oggi è un giorno importante come altri, perché ci consente di spiegare a voi tutti e quindi ai cittadini napoletani che cosa l'amministrazione vuole fare, grazie all'aiuto del governo e del CONAI, per raggiungere quel progetto ambizioso di raccolta differenziata nei limiti indicati dalle direttive dell'Unione Europea e della Commissione Europea. Noi siamo convinti di potercela fare, non solo per la nostra determinazione, volontà, coraggio e fermezza politica, perché sappiamo di poter contare sulla collaborazione di tutte le istituzioni impegnate e soprattutto del governo e del CONAI, e poi, non da ultimo, perché sentiamo che la popolazione tutta napoletana, o quasi tutta, perché c'è anche qualcuno che rimane dentro, ma diciamo quasi tutta, vuole che ci sia finalmente una svolta in materia ambientale. E la raccolta differenziata si riesce a raggiungere bene se si produce un livello di collaborazione importante della cittadinanza attiva. E il segnale che noi abbiamo da questo punto di vista è molto incoraggiante, perché riceviamo quotidianamente telefonate, mail, lettere di tutte, non solo di cittadine e cittadini singoli, ma di associazioni, direttori delle università, addirittura direttori degli istituti di pena che i detenuti vogliono fare la differenziata, i pizzaioli, i commercianti, l'unione industriale, segno che non c'è solo un'insofferenza di quello che è stato finora il tema dei rifiuti in città, ma anche la voglia di voltare pagina. E per voltare pagina ovviamente c'è bisogno del contributo e dell'ausilio di tutte le istituzioni. Grazie Sindaco, grazie Assessore Di Tommaso, grazie al CONAI, buongiorno a tutti. Credo che oggi sia per Napoli una giornata davvero importante, perché con questa conferenza stampa che imprime una fortissima accelerazione al programma di raccolta differenziata e l'appuntamento che si svolgerà dopo in prefettura con la firma del protocollo che vedrà coinvolti la regione e la provincia, si instaura un clima assolutamente nuovo e diverso per affrontare la questione dei rifiuti, un clima che, lo dico con forte convinzione, nasce soprattutto dalla volontà dei napoletani, dalla volontà della gente di Napoli di vincere questa sfida che ha offuscato l'immagine di una delle città più belle del mondo, che viene ricordata all'estero come sommersa dai rifiuti. Questa è un'immagine micidiale che offende questa città, e vincere la sfida dei rifiuti significa creare quelle precondizioni per ogni possibile nuovo sviluppo di questo territorio. Io sento anche un forte entusiasmo da parte della nuova amministrazione di Napoli. Non ho problemi e pregiudizi politici nel riconoscere che c'è questa volontà, e la volontà è confermata dal lavoro che in poche settimane siamo riusciti a mettere in campo con numerosissimi incontri. Non ci fanno paure le critiche, perché siamo convinti che questa sia l'unica strada per affrontare in maniera corretta il problema dei rifiuti, cioè quella di mettere da parte divisioni che ci sono, perché apparteniamo a forze politiche diverse, ma nei nostri ruoli istituzionali abbiamo il dovere nei confronti dei cittadini di lavorare e di collaborare. Ognuno di noi può fare qualcosa. Il Ministero dell'Ambiente non ha competenze dirette sulla materia dei rifiuti nel territorio, ma attraverso la convenzione quadro che abbiamo fatto col CONAI e gli enti locali mette a disposizione una collaborazione che è fondamentale, perché per fare la raccolta differenziata il CONAI, lo abbiamo già visto in altre realtà d'Italia, è prezioso, la sua esperienza, la sua professionalità, la sua capacità di formare
a livello locale coloro i quali poi dovranno spiegare ai cittadini il valore della raccolta differenziata è essenziale, un valore che è duplice. Innanzitutto si riduce la quantità dei rifiuti prodotti e per una città come Napoli che ha un problema quotidiano di dover smaltire quel tot in più che al momento, essendoci una carenza strutturale di impianti, non si riesce a smaltire, voi capite il vantaggio che se ne ha. Un altro vantaggio è rappresentato sicuramente dal fatto che il recupero delle materie prime costituisce un valore, ve lo ha detto adesso il presidente del CONAI, è un valore che si traduce poi in risorse che vanno ai comuni. Il CONAI in passato è stato a volte criticato perché questo tipo di impegno per realizzare alte percentuali di raccolta differenziata lo faceva soprattutto al nord. Ecco, abbiamo cambiato registro anche perché siamo convinti che la gente del sud sia assolutamente in grado di realizzare la raccolta differenziata. Spesso se questo obiettivo è mancato è dipeso dall'assenza di, dei mezzi, delle caratteristiche poi delle società municipalizzate che andavano a fare la raccolta, e anche qui prendiamo atto che a Napoli c'è stato un impulso di forte rinnovamento perché i vertici della società municipalizzata che ha tanti problemi sono stati cambiati e quindi diciamo, c'è un approccio nuovo e diverso. Assicureremo le risorse necessarie per arrivare agli obiettivi ambiziosi di cui parlava il sindaco e l'assessore, cioè l'anno prossimo 500.000 cittadini. Guardate, la raccolta differenziata non è la soluzione al problema dei rifiuti da sola, ma sicuramente è l'inizio. Quindi questa è una sfida che dalla quale dipenderà il successo di questo forte impegno per risolvere il problema dei rifiuti. Si parte da qui, cioè noi abbiamo imboccato finalmente la strada giusta dal suo inizio che è la raccolta differenziata. Dobbiamo anche dirci, sindaco, che non sarà un obiettivo facile da raggiungere, no? Perché se siamo onesti questa è una terra meravigliosa ma è anche terra di ecomafie. È anche terra nella quale sono stati scaricati da tutta Italia veleni nei campi e nelle cave, quindi una terra che ha pagato un prezzo altissimo e dove quindi un corretto ciclo di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti corrisponde anche a legalità. Questo dobbiamo dirlo ad alta voce, lo dobbiamo dire soprattutto nelle scuole, lo dobbiamo dire ai più giovani. Un corretto ciclo dei rifiuti corrisponde a legalità, serve a prosciugare quel brodo di cultura dove si è arricchita una criminalità organizzata che ha fatto affari. Io su una cosa sono stata d'accordo con il sindaco De Magistris, è qualcosa che ci ha anche diviso da quella che è la richiesta costante dell'opposizione in Parlamento a Roma, e cioè basta emergenza. Emergenza significa per la Campania e per Napoli arrendersi. Allora, dopo 14 anni di emergenza è il momento di dimostrare che Napoli e la Campania possono farcela da soli. Da soli non vuol dire solo con le loro forze, da soli vuol dire che io sto qui a rappresentare il governo nazionale e la forte volontà del presidente Berlusconi che fin dal suo inizio ha posto Napoli e la questione dei rifiuti al centro dell'azione politica. Lo abbiamo dimostrato con i tanti interventi che abbiamo fatto anche fuori dall'emergenza quando si creavano situazioni critiche, ma con le proprie forze, perché questa è la grande sfida culturale. Noi ci crediamo, non ci spaventano le ecomafie, non ci spaventano gli affari della criminalità organizzata. Dobbiamo capire che ciò che oggi stiamo facendo anche faticosamente, cioè di portare fuori i rifiuti, non è la soluzione. Questa è una pezza che noi stiamo mettendo da qui a quando non si riuscirà a realizzare quello che accade in tutte le regioni e in tutti i paesi civili, cioè che ci si rende autonomi e che ciascuna realtà gestisce in autonomia il problema dei rifiuti.